La festa in onore di San Barnaba a Tarano, nella frazione di San Polo, è associata al miracolo dell'apparizione della Madonna su un albero di noce, avvenuto nel 1505. L'apparizione portò gli abitanti a ravvedersi e a riappacificarsi con la Chiesa, ma impose loro di onorare la Madonna nella festa che ancora oggi si svolge nel territorio presso il santuario rurale. La festa ha quindi una sua data di fondazione storica, in un'epoca che vede gli abitanti della frazione rivoltosi e ribelli nei confronti della Chiesa. Il miracolo dell'apparizione mariana contiene grandi elementi di interesse antropologico in quanto, oltre ad avere una data di fondazione testimoniata da documenti, ha lasciato un profondo segno nella popolazione e orientato le pratiche e le retoriche identitarie. La Vergine, inoltre, al contrario di altre più note apparizioni mariane, appare sanguinante per l'ira di Dio e minacciosa nei confronti degli abitanti, elemento questo che ha lasciato un segno profondo e denso nella memoria dei sampolesi. La festa della Madonna della Noce e San Barnaba rientra non solo nei culti mariani locali, ma anche nelle feste padronali sabine contraddistinte dalla presenza di festaroli o signori, molto diffusi in gran parte del Lazio sudorientale. Si tratta di culti familiari caratterizzati dalla circolazione della statuina del santo presso le famiglie secondo un articolato sistema cerimoniale e rituale. Il pellegrinaggio che la popolazione compie verso il santuario rurale la mattina dell'11 giugno viene infatti effettuato dalla confraternita di San Barnaba in abiti processionali e attrezzi con alla guida le autorità civili e religiose e anche dai festaroli del paese con due statuine del santo, una d'argento e l'altra di legno, che nei giorni precedenti e successivi alla festa vengono scambiate ritualmente e conservate nella casa dei festaroli nel corso dell'anno. I complessi cerimoniali di scambio sono seguiti da momenti conviviali, i rinfreschi, che vedono la partecipazione attiva di tutto il paese. Lontano da flussi turistici e consumistici e dalle grandi vie di comunicazione, la festa di San Polo ha assunto e conservato inalterato negli anni il carattere di un rituale fortemente intimo per il paese, molto socializzante e di forte partecipazione. Oltre ad essere un momento religioso che rievoca ogni anno un'identità stigmatizzata, poi risolta nel perdono della Vergine, la festa ha anche il carattere antropologico di motore della coesione sociale e della comunicazione locale.